E là ragazzi, salve a tutti, benvenuti con questa nuova parte di One Piece Limited World Red. Nella scorsa parte abbiamo fatto qualche missione e in più io ho già registrato una parte che voi però non avete visto. Praticamente sono andato a fare le missioni qua della Rotta Maggiore, le ho finite. Se vi ricordate appunto mancavano Akainu, Shank, Jinbei, quelli lì, no? Solo che praticamente andando a trasferire i file dal game capture al computer, e adesso voi potete insultarmi come volete, mentre stavano copiando i file li ho cancellati. Sì, lo so, sono stupido, non so neanche il motivo. Per cui pensavo che già li avesse copiati, allora li ho cancellati, no? Solo che me ne sono accorto dopo che li stavo ancora copiando, e allora ho fatto annulla sul cancella, solo che me li ha cancellati. Quindi praticamente ho perso tutte le battaglie di quei boss. Vabbè, niente di che, perché alla fine non è che, cioè, per dire, erano boss che magari avete già visto. Quindi io adesso voglio, io voglio vedere questi di boss. A parte che non ho capito come si sbloccano le missioni, probabilmente una alla volta, boh, ne fai una, poi ne finisci, se ne sblocca un'altra, che ne so. Ma ciò che conta davvero è che dobbiamo sconfiggere Ace e Barba Bianca. È una missione da 6 stelle, ok, perfetto proprio. Tutti al 28, li ho portati per adesso. Non so, mi sa che il livello massimo è il 40, perché mi sa che ho letto da qualche parte. E non so, non penso di riuscirci a portarli tutti al 40, perché sarebbe una distruzione. Già adesso, anche se continuo a fare le missioni di Jinbei, che è quella che uso praticamente per salire di livello. Buongiorno. Faccio fatica a portarli a farli salire di livello, quanto sei grosso Barba Bianca, non lo so. Ace, non avrei mai pensato che ci saremmo rivisti sul campo di battaglia. Ruffy, ti attaccherò con forza in nome di Barba Bianca. Fida due pirati di Barba Bianca contemporaneamente. Sto arrivando Farabutti. Non c'è niente da ridere. No, infatti non c'è da ridere, ci sarebbe da piangere. No, è impossibile. No, ragazzi, non ho portato. Abbiamo perso. Non possiamo vincere. Non possiamo vincere, non possiamo vincere. Non ho le pozze, non ho niente. Zero. Mi starebbe bene se Sanji tenesse Ace. Tanto bene o male, Barba Bianca me lo coso, me lo tanco io e via. Però Ace viene a rompermi a me, quindi. Oddio, ma c'hanno due vite? No, scusate, no, ho visto male? No, raga, è impossibile. Cioè, se colpisco Barba Bianca tolgo la vita. Non hanno una vita in cupo. Oddio santissimo, non possiamo vincere. Cioè, non riesco neanche a tirar giù Barba Bianca. Cos'è? Ma mi rendo. Però gli ho tolto. Tipo sono arrivato a un quarto di vita gialla di Barba Bianca. E Ace, vabbè, Ace, se non c'è nessuno che lo tiene a bada, che arriva libero. È fattibile, mi servono le pozze però. Sempre loro tre perché mi trovo bene. Allora, mi sono preparato, ho fatto qualche bevande curative, fiale, incensi. Sì, diciamo che sono pronto, ci possiamo riuscire. Ora, magari inizio con Sanji perché penso sia quello con cui si possa spammare più velocemente le. Si possono spammare più velocemente le skill. E iniziamo picchiando Barba Bianca perché è quello che probabilmente dà più problemi tra tutti. Ma non vedete che Ace è a piede libero? Cioè, gira come cacchio gli pare, ma andatemi contro! No, le padelle! Ho sbagliato tasto, porca di quella vacca! Cioè, Ace è più agile, ma tipo. Le battaglie in due. Oh, forse ho capito come schivarti. Io devo star zitto. Sì, ce lo spacca. Tiramolo giù, ok? Cioè, chiedersi dove sia Barba Bianca in sto fatto. È morto. E sei finito anche te adesso. No, Zoro, vai tranquillo. Zoro era fermo là, no? Scusate, dov'è Zoro? Ah, Zoro, ma no, tranquillo, lo battiamo noi. Te dormi, fai quello che vuoi, allenati. No, forse l'ho preso. Grandissimo, ok, però gli ho fatto il Red Hook che mi sa che ha meno effetto su di lui. Preso. Cioè, la luce dice che si vede, ok, va benissimo. Chi se ne frega. Ricetta rinascita, puoi visualizzarla qui, farmacia. Ok, devo andare in farmacia? Cosa prendo anche? Cosa volete voi? Benagol? Oddio, ma ne ho fatta una, me la sbloccate tutte? Così in 5 minuti raggiungi l'obiettivo. Vai, subito. Ok, allora in 5 minuti devo arrivare al patibolo, quindi. Ma sei un grande! Fuga, fuga, veloce, 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 Asop, veloce. 3 minuti. Vola, vola. No, un'altra battaglia lo sapevo. Raga, sono morto. Porca vacca. A parte che erano tutti ammiragli, tutti cosi, quelli forti, comunque non ammiragli della marina. È difficilissimo. Ok, allora adesso ci sono tutti quelli forti e questi normali, eh. Dove devo andare? Dove devo andare? Dove devo andare? Devo salire, no? Andiamo! Wow, tre parole, tre monete però. Frammenti di diamante e gioiello crescita. Questo è un bottino perfetto. Sto pensando, questa qua della famiglia dei re del mare, che sono dei pesci da pescare. Quasi quasi me lo faccio per conto mio, perché tanto sono quasi da pescare, quindi non è che.
Ecco, magari anche questi, qualsiasi nemico 150. Magari facciamo solo i boss noi, tipo due Wapol. L'avevamo già sconfitto Wapol, sì, vero? Quando siamo arrivati qua, appunto. Che palle, cioè ogni volta lo attacchi un po' è scarso, però è palloso. Che dopo che lo attacchi un po' scappa sotto la cosa lì. Scappa sotto la neve, quindi non lo riesci più a prendere. Beccati questo. Oh! Ora l'altro dove sta? In fondo alla montagna? Devo scalarmela tutta? Fortuna che Asop va sparata a manetta. Dovrebbe essere qui, vero? Sì, mi hanno sconfitto, tranquillo. Quei pacifisti, no! No, ma battere Wapol è più palloso che altro. Beccati questo. Non l'ho mancato. L'ho preso! Ti sta benissimo. Ah, tanto ce le avevo, quindi dovevo usarle. Chi se ne frega, l'ho distrutto all'ultimo. Olè, tutti di livello... Oh, grandissimi! Pezzi piccoli, bla bla bla. Quattro parole. Perfetto proprio, e tre monete, buono, e kill fistri forcuta che non me ne faccio niente. Pian piano sto sparendo. Sì, purtroppo è il problema della luce, perché usando la luce naturale cala subito il sole, quindi non riesco a fare molto. Sconfiggiamo Baggy e Shanks. Allora, però ho come l'impressione che per loro due mi servono lui per forza, e prendiamo lui, e mi serve uno con una buona mossa, prendiamo Rufy. Frankie lo uso solo per farlo salire di livello. Vi faccio vedere Shanks perché l'ho sconfitto per conto mio e quindi voi non l'avete ancora visto su questo gioco. Sanji lo uso per sempre il solito motivo della comodità. Perché? Perché è stupido così? Il clown. Lui già da Unlimited Cruise 2 lui era il più forte, è un figo. Ne è passato di tempo, Baggy, che piacere vederti. È passato cosa? Non piacere vederti? Dai primi episodi di One Piece, no? Quanto gli ho tolto, Baggy? Perché voi due siete ancora a 0 PV lì, così? Di solito si ricaricano se li usi. Cioè, anche se non li usi, si ricaricano i cosi speciali. Dovete riunirvi voi due, riunitevi un attimo. E boom! No, ho preso solo Shanks, vabbè. Ok, siamo un po' problematici allora. Ok, Baggy è morto. Baggy è morto. Tu sei il prossimo. Vai, dai, 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 dai,
andiamo. Ok, parole, frammento di diamante. Frammenti di diamante mi servono per le parole, appunto. Allora, ragazzi, abbiamo fatto 4 missioni? Dunque, io direi di fermarmi qua perché sto diventando sempre più scuro, quindi non mi si vede niente praticamente. E prossima parte continuiamo a fare le missioni. Io intanto mi faccio queste qua, quelle semplici, che non contengono i boss comunque, perché così almeno mi porto avanti. E già che ci sono appunto guadagno anche le parole da fare e me le faccio. Prossima parte andiamo a fare i boss, non penso di riuscire a farli tutti perché sono tanti. In ogni caso ci vediamo alla prossima parte, Let's Play One Piece Limited World Red. Qui da Lanuf è tutto, ciao a tutti.